Che sia questa la nostra fuga da Helheim? Non penso che possa navigare. Ce la farà. No, non penso neanche io che possa di per sé navigare, ma... troveremo un modo. Dobbiamo scappare da qui. E tu, figlio mio, devi imparare molto. Vediamo di far partire questo strambo mezzo, che potremmo quasi definire nave. Molto particolare. Allora, lì possiamo in qualche modo giusto... non posso andare sopra le vele. E adesso? Fammi spazio. vuol dire tirare sulle vele, forse, fammi spazio. Qui c'è una bella pira. Pira che non posso togliere. Vedo dei morti là sotto. Cioè, sì, siamo a Helheim, quindi sono più o meno tutti morti. Intendo più morti del solito. Qualcosa del genere. Non mi ha dato particolar modo di andare dall'altro lato, quindi continuiamo un attimo in quest'area. Non prendiamo oggetti che non sembrino soldi. E nessuno di questi pare essere soldi, quindi attendiamo con molta calma, che temo ci possano servire. Non lo so, stiamo bruciando i morti, ma... oltre a questo non mi pare che non si stia facendo nulla di davvero concreto. Cioè, dà molta soddisfazione distruggere cose. Lo sai, Atreus, questo, ma... in sé per sé è un pizzico limitativo. Ok, allora, qui abbiamo da poter far girare cose. Immagino che sia tirar su... le vele, già. Bene, ricorda, non faremo tutta la strada con questa barca. Il Tempio di Tyr è in cima a una tremenda cascata a monte rispetto a noi, ahimè. Cascata? Ciò significa che anche se ci arriveremo in coro, dovremo scendere. Dovremo risalirla in qualche modo. I Vanir costruirono la migliore nave di tutti i tempi, volava. Skidbloneir? Sì, perché era progettata per farlo. Questa no. Questa comunque, no. Noi abbiamo questa. Ok, quella è la famosa punta dell'iceberg che ci farà girare. Non abbiamo un timone da poter, non so, gestire. Non ho mai visto un iceberg così grande. No, lo stiamo per vedere. E ora? Il fuoco scalda. Ok, forse quello era importante, scaldarci con il fuoco, non saprei. Fatto sta che siamo bloccati. Oh, forse questo regola il timone? Spazio. Tipo. Le vele sono libere? Non saprei. Guarda. Qualcosa ci inventeremo, le dovremo puntare. Allora, no, la soluzione non era prenderle qua. Oddio, tutti gli oggetti sono spariti? Non avrei dovuto distruggere nulla. Ok, il senno di poi purtroppo ci serve in modo... ops, no, non era qua. Limitato. Salire qui sulla... Hai liberato le vele. E ora? Pensavo che saremmo andati a fissarle di qua, ma... così non era. Stai buono, Atreus. Lasciami un attimo ragionare. Riragioniamo di qua. Stai ammainando le vele. Ma come ci muoveremo? La domanda è legittima. Verso... di là, a quanto pare. Non so nemmeno io bene cosa sto facendo, Atreus, ma... il calore delle fiamme. Calore delle fiamme. Ecco a cosa serviva. Effetto mongolfiera. Genio, genio. Ovviamente sono sembrato... siamo di nuovo incagliati. Sorpreso... per poco. Resta nella barca. Per darti un... un'enorme lanterna volante. Volevo dare un senso di stupore. Che ti avrei rovinato se ti avessi già detto
Cosa stavo per fare? Allora, qui possiamo fare cose. Ma aspetta un secondo, dove siamo? Eravamo già venuti qua? Mi state già visto, ma... Non è già visto. Huh! 10 argento. Ci servirà ben di più. Qui abbiamo cose. Un'altra specie di ancora, possibile? E un forziere che si nascondeva in fingardo. Ma non l'abbiamo trovato. E c'erano cose. Pietra della supremazia del fuoco. Nave 25 bloccata danni. qui. Posso aiutare? Sulla barca, ho detto. Aspetta, aspetta, tranquillo. Rimani sulla barca. Anche se sei un dio. Ok. Ora dovrei correre. Saltare. Funzionando. Liberi. No! Aspettami là. Ok. Oh, diavolo. Non volevo fare quello che ho appena fatto, ovviamente. Devo solo ucciderla, non usare la rabbia. Povera piccola stella. Ce n'è un'altra. Sono curioso di vedere quest'arma. No, niente, anche questa. Cambiamo intanto su luce, va. Nah, è troppo più semplice stordirla. Oppure Dobbiamo ucciderla. parlare, fratello. Sai che è finita, vero? Anche se riuscissimo a tornare a Midgard, tu e Baldur avete distrutto l'unico portale per Jotunheim. Siamo a corto di opzioni. Non lo E il so. ragazzo sta molto male. In queste condizioni lui non... Atreus non ti riguarda. Beh, potrebbe riguardare tutti se non te ne occupi. Non bisogna essere i più intelligenti del mondo per accorgersene. Penso di capire cosa vuoi intendere. Penso di capire cosa vuoi intendere. Allora, fammi capire qui a che altezza devo fermare questo simpaticone. Beh, in realtà ho fatto un errore concettuale. Lo devo far mentre sto già là sopra, ovviamente. Che sciocco. Allora. Pardon. E mi continui a salire cortesemente. Un altro pizzico. Perfetto. Dove sta Atreus? Ah, qua sotto. Devo craftarti un nuovo vestito a te, Atreus, ragazzo. Non scordartelo. ti aiuto? Insieme ora. Piccola spinta. Ci sto provando. Ci sto riuscendo. Non avevo dubbi comunque. È fatta. Siamo liberi. Noi usciremo di qui. È l'idea. Affrontami, padre. È ora di farla finita. Padre? Sì, figlio. È ora. È la mia... È il mio passato? No. Io e Di Zeus. nuovo quella voce. Sai chi è? Io non lo so. Uccelli di Helheim. Iceberg, a bordo! Ok. Tieniti! Cos'è questo Afferralo, padre! ultra rallentatore? Non riesco a muovermi. Ok. Stavo dicendo che devo riprendere un po' di mestichezza con il combattimento, ed è esattamente quello che faremo. Oh beh, è volato direttamente di fuori. Anzi, stanno per arrivare un po' di nemici. Tu stai fermo. Il lampo dovrebbe essere quello che fa per noi qua. Dato che ci sono vari nemici. Sì,
Fuoco spento. Ok, mo ci lavoriamo. Allora, ce ne abbiamo svariati di nemici. Fammi fare una prova un po' più ampia. E io, ovviamente, ormai ho tantissime armi, per cui... cosa diavolo? Ok, quello potrebbe essere un pizzico, un problema. Ah! Arpione, ci penso io. Pensavo di averti bloccato. Ah, colpa mia. Sì, li ho visti. Dammi un attimo di tempo. Tu spara un po' a tutti, nel dubbio. Riaccendiamo un attimo i fuochi. Nah. Dietro di te, attento. Tolto. Vieni qua. Oppure no. Ho detto vieni qua. No. Via. Quei salti sono sempre pericolosi. 1, 2, 3, 4, 5. Il nulla. Ok. Ci prendiamo una curetta? Ma sì, dai. È pieno di cure. Ora, qui c'hanno un pizzico bucato. Forse è il caso di togliere tutto questo. Simbolo del fervore ci serve come neanche troppo. Da questi poi da dove diavolo sono arrivati con queste ancore? Domanda interessante. E abbiamo ancora un bel po' di furia pronta per l'uso nel caso servisse. Non riusciamo più a raddrizzarci bene. Quanto manca al tempio? Già, si gela. Se manteniamo questa velocità e i fuochi non si spengono, arriveremo in un batter d'occhio. Ma non sarà così, vero? E lì abbiamo quell'uccellaccio che immagino sia una divinità piuttosto... Ehi là, da dove? Dai, l'avevo palesemente preso. Vabbè. Mi serve tempo. Oh, diavolo, e tu? Ok, dove state? Chi è che ancora continua? Lui. Addio. Addio. Allora, facciamo un attimo un... Ma che spengono il fuoco? L'hai sentito, eh? Andiamo di cattiveria. Molto cattiveria. Ok, un attimo che vado ad andare dall'altro lato. Luck. Nah. Si è distratto. Maledizione, il raggio di questo. A sinistra. Volevo fare un'altra cosa, volevo fare. Va bene, è andata così. Avrei voluto fare l'esplosione, ma devo tenere direttamente premuto. Va bene, va bene. Fuoco spento, a bordo. Morca miseria. Che diavolo? Ok, allora dobbiamo evitare che spengano i fuochi. Questa è una cosa piuttosto importante, abbiamo scoperto. Molto importante davvero. Quindi meno giocherelli e più devastare. E ti ho visto. Ti ho visto. Ma col cavolo, ragazzo. Ok. E ora? Ok. Forse era in questi momenti che se uno dei fuochi è spento, basta, siamo persi. Può darsi, può darsi. E quindi diciamo che gli diamo anche una bella ravvivata, eh. Mi pare che sia abbastanza meglio adesso.
Forse avrei dovuto lasciare un fuoco spento per farlo raddrizzare? Non so, perché adesso siamo parecchio più storti. Riavvivati, ravvivati, non mi fare cavolate. Ora, non mi sto preoccupando moltissimo di fare delle combinazioni più interessanti nel menaggio, ma... Che diavolo ancora. Ok, questo potrebbe essere un problema. Dove? Seth, forse devo preoccuparmi semplicemente di buttare via questi affari prima di farmi altri problemi. Dov'è l'altro? Chi è? Oh, diavolo! Che è sta storia? Ora non puoi. Ok. Vai, dammi sta cosa qua. Qua. Dammi l'interazione qua. No, non posso ovviamente. Si è fatta esplodere, giustamente. Ora, se mi deste modo di buttare via quest'affare? No, perché c'è ancora qualcuno. Maledetto. Allora, un secondo. Rediviva di Hell, i suoi attacchi di ghiaccio possono ferire e congelare il mio padre. Se vogliamo farla fuori dobbiamo evitarli. Ok, ci si prova. Grazie, gentilissimi. Liberi. Come stanno i fuochi? Giusto per essere sicuri. Un po' di argento, che quello ci manca sempre ormai. Dovremmo... Perché il fuoco resta acceso? Che si tratti di magia o di quelle lame? Magia? Forse. Non mi pare ci sia altro argento. Sì, le lame hanno un qualche potere particolare, non è un fuoco normale. Va di fuori. Volevo vedere se cascava di sotto con la rabbia. E la risposta è sì. Toglimi la rabbia, grazie. Vabbè, lui è direttamente morto. Oh cavolo. Un secondo. Dovete stare molto, molto calmi. Diamogli una botticina. Scusate se vi ignoro. Devo solo essere sicuro che qui tutto vada come dovrebbe. Bravi, state tutti qua. Ti piace il fuoco? Vi dico che è una gran figata il fuoco. Oh, aspetta che... Però tu me l'hai servito su un piatto d'argento, quindi mi sta anche bene prendermi da dietro. Ci sto arrivando. Cosa? Ci siamo quasi. Ed è... Oh, diavolo. È stata arpionata. Intanto accendiamo un attimo il fuoco. Scusate. Ma che è a sinistra? Vedi che abbiamo altre priorità. Ok. Ok, un attimo che utilizziamo il simpaticone adesso per picchiare tutti. O almeno questa è l'idea. E là? Salve, salve, salvissimo. Le sta simpatico il vostro amichetto adesso, eh? Anch'io dirò cose, non soltanto voi, bastardi. Non mi interessa più stordirti, mi sa, ragazzo.
stai un po' zitto pure tu. Padre, non andare a prova, ci spezzerà. Dobbiamo sganciare l'arpione. Sì, hai ragione. Io sgancio un po' tutto, mi sa. Nel dubbio. È un problema vedere il bestiario quando è così, quindi... Aspetta, ok. Non me lo fa vedere, amen. Immagino non fosse una informazione fondamentale. È ora, figlio mio. Di nuovo, eh? Dai uno sguardo a quello che hai fatto. Zeus Helheim. So che è una visione, padre. Il me di un tempo. Speravo non dovesse vederlo. Forza, dobbiamo andare. Tu hai visto? Non c'è tempo, guarda. Oh diavolo. Beh, avevi ragione, ragazzo, non abbiamo moltissimo tempo. Sta attento, Atreus. Ho un piano. Salta. Ouch. Era questo il tuo piano? Siete tutti e due pazzi. Pare abbia funzionato. Ce ne andiamo da qui. Ora. Basta che non ci ammazziamo facendolo. Che posto è? Noi possiamo direttamente andare oltre, cosa che quindi ovviamente non faremo. E vediamo se riusciamo a trovare modo di non dover provare troppe volte ad aprire questa porta. Due, bene. Che posto è questo? Non ne ho la minima idea. Riconoscerei il suo pessimo gusto ovunque. La casa di Odino. Interessante. Guardate là, il pannello mancante di Tyr. Eccolo. Non gli stava molto simpatico. Ma perché? Odino avrà avuto le sue ragioni. Posso dare un'occhiata? Oh, prego, mi giro. Oh, sì, ti faccio semplicemente vedere. Beh, questo è davvero molto insolito. Perché? Che significa? Non lo so proprio. E non è insolito? Molto. Beh, quello è evidentemente Tyr. Sembra in viaggio, forse un viaggio magico. Ma che c'entrano i giganti, tanto da dedicargli un pannello sacro? Temo che questo non sia molto chiaro. Che sono quelle rune agli angoli? Non sono rune, ma simboli di altre terre. Hm. Significano... guerra. Già. Come noi. Me? Quello lo conosco molto bene. È il nostro simbolo. Oh. Poi c'era il simbolo celtico, egiziano. I gioielli, come i tuoi. Senz'altro simboleggiano il dono della vista che i giganti ci concessero. Fammi vedere da vicino. Può darsi che sia un tuo occhio? Interessante. No, eh? Molto interessante. E quello cos'è? Piani segreti, nascosti da Tyr poiché accessibili a lui solo e a pochi altri di cui i giganti si fidavano. È proprio sotto il naso di Odino. Oh, avevo promesso di condurvi a Jotunheim. Che vuoi dire, testa? Hai detto che non avevamo opzioni. Non capisci, fratello. Odino non perse le speranze e neanche noi dovremmo. Sapeva che qui c'era un indizio, ma siamo stati noi a trovarlo. Bene. Sono piani per la chiave di una sala che Tyr teneva segreta.
Non so dove ci porterà o cosa troveremo, ma è un'opzione. Come la facciamo questa chiave? Suggerisco di chiedere a un nano. Come ti sbagli? Ok, quindi abbiamo un'opzione. Penso di sapere cosa apre quella chiave. Giù vicino all'acqua. Ricordi? Ma noi non abbiamo aperto una sala in tutto questo. Ora, tutto questo mistero su Tyr è incredibilmente interessante. Aspettiamo. Voglio però vedere meglio tutto. Ho potuto anche capire che diavolo. Cioè, questo sarebbe l'equivalente del viaggio del regno, giusto? L'albero. Esattamente. Ora, io di quello che era vicino l'acqua che mi dice mio figlio, onestamente al momento non ho un grande ricordo. Quindi sarà anche interessante poi andare a capire esattamente dov'era il punto. Ma spero me lo ricordi lui. Ah, c'era qualcosa di qua, quindi era obbligatorio. È qui che Odino raccolse tutti gli indizi su Jotunheim. Bene. La torre mancante. Cercare tracce della torre di Jotunheim è stato inutile, non solo a Midgard, ma in tutti i regni su cui c'era una torre. Ora non ne resta altro che un'eco mistica. Se fosse stata distrutta con la forza, rimarrebbero i segni, ma questa traccia magica fa pensare ad altro. Deve essere da qualche altra parte. La nostra orda di leali spie continua a crescere. Non dubito che un giorno la troveremo, dovunque sia nascosta. Il custode corvo, quindi è un servo di Odino. Piuttosto palesemente. Occhio del regno esterno, bonus a tutte le statistiche. Di cosa stiamo parlando? È un oggetto di livello 6 che dà un bel bonus alle statistiche. La velocità massima di scatto è bella. Abbiamo qualcosa che non sia livello 6? Sì, il costo del di attacchi è molto buono, però non è livello 6. Banalmente, e di livello 6 ne avevamo anche più di uno, quindi l'avevamo tenuto nonostante tutto. Noi abbiamo addirittura una cosa di livello 7. Aumenta... Ah, aspetta, tutti i danni da fuoco. I danni offensivi da fuoco, questo non è affatto male. Certo che un aumento così generico in statistica pure. L'aumento è parziale. L'aumento dei danni del 25% è tantissimo però. Andiamo sul damage per ora. Beh, anche quell'incremento di statistiche che non è poco. Penso non... Non ripaghi. Ora torniamo all'ascensore. Immagino che scenderemo. Ragazzo. Prima. Quello che hai visto. Io non ho visto niente. Non dire così. Dobbiamo affrontare i problemi. Con qualcuno. Con un vecchio. Quale vecchio? Sta fingendo per noi, ma non dovrebbe. Ce ne andiamo? Sì. Come vuoi. Non dovrebbe affatto fingere per noi. Abbiamo già capito che non comunicare... Torniamo a Midgard e vediamo di forgiare quella chiave. Dov'è quel nano? Non comunicare non è mai buono per noi due. Possiamo fare altro qui. Abbiamo già visto, credo che non ci fossero cose particolari, ma giusto per buttare un altro occhio, che non fa mai male. Niente. Davvero torniamo a Midgard. Presto andremo anche a Nilfheim, ma non ora.
Forgeremo la chiave, capiremo l'emergenza della situazione e poi semmai andremo a Nilfheim. Testa, perché non ci hai detto che Baldur è figlio di Freya? Già! Mi sconvolge tutte le volte che lo sento, anche se lo so già. Ma quando penso a Baldur e Freya, io... Mimir! Sì? Freya. Che ne pensi, fratello? Testa, come posso ferire Baldur? Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. C'è un ma, vero? Che succede? Un incantesimo non può dire quello che sa. Cosa? Sì, certo, proprio così. Oh, e chissà da quanto tempo. Magari fin da quando lei controlla la mia testa o da quando ho capito come ferire Baldur. Mimir! Sì? Tu hai capito come ferire Baldur? Davvero? Ma Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Basta così. Un modo c'è. Se ci darà altri problemi, lo scopriremo noi. E il modo, credo proprio, siano le frecce che ha tolto da Atreus quando l'ha visto, quelle che gli diede il nano. È l'unica cosa che mi viene in mente perché era così preoccupata di dovergliele togliere. Tutto tornerebbe. Tutto tornerebbe. Ehi, nano. Brock. Vuoi forgiarla? È forse un'arma? O una chiave? O magari uno strumento di guerra di cui io sono mastro forgiatore? No? Allora scordatela. Non puoi venirmi anche incontro? Se io potessi creare quell'insignificante oggetto, danneggerei i miei attrezzi con una cosa tanto delicata ed effeminata. Quindi tuo fratello? Astrati. Oh! Si salda Astrati con lo scapslag. Astrati sottili, lavorati alternati. Va bene, sapientone. E dove penseresti di trovare un bel pezzo di scapslag? L'ultima volta che ne ho visto uno mi si induriva ancora nelle parti basse. Dai, non mi dire. È davvero... E dove l'hai? Ho dovuto sporcarmi le mani. Addirittura? Non startene l'impalato, su! Diamoci da fare! Oh, che bello vederli insieme! Fabbricheresti qualcosa che non è un'arma? Oh, al diavolo, perché no? Che c'è? Posso cambiare anch'io, no? Bravi! Bravi, ragazzi! Attento all'asta! Tieni sciolto il polso. No, tu tieni sciolto il polso. Ehi, mi serve più calore qui. Arriva. Pensi di temperarla più a lungo? Non ce n'è bisogno. L'ho immersa per tre volte nell'olio di Drogher. Che brutta cosa l'olio di Drogher. E che pulizia. Che castorino ingegnoso. Non è mai tardi per imparare un trucco, eh? Oh, sicuro. No, infatti. Ecco. Eccola qui. No. Non scordare questo! Il... unisco nel marchio! Bravi, fratelli. Così mi piacete. Uniti sicuramente siete più bravi. Tu smettila di sorridere. Mi stai dando sui nervi. È solo che è bello vedervi insieme. Esatto! Ma... la runa del vostro marchio ora è diversa. È il prezzo di... riforgiare qualcosa che si era rotto. Lo sapevo. Vi volete bene, voi due. Oh, smettila, principessina. Se continui, mi farai piangere. Mi piace il nuovo marchio. E a voi? Molto. Noi abbiamo una missione. Sì, sì, lo so che abbiamo una missione. Però potevamo anche dirgli che ci piaceva. Sono fatto così. Dai, sporcati le mani, Sindhi. No. Diavolo. Io e mio fratello abbiamo un nuovo progetto, ora che abbiamo fatto pace. Ah, sì? Che cosa volete? Con la cota e il martello che avete recuperato, io e Brock possiamo forgiare la Devegrathiker, la leggendaria armatura nanica. Ci servono solo altri tre ingredienti mitici per metterci all'opera. Che sono... Boh, l'armatura è una... Boh! I dettagli sono più oscuri del culo di un wolf. Ok. Volete che troviamo parte di una leggenda?
Il vecchio Mozognir, il re nano, ne trovò due. Lo sanno anche i muri. Ma poi andò alla ricerca della terza. Ci siamo stati da Mozognir. Forse troverete qualche indizio alla sua roccaforte a Kongsgard. E guardate un po'. Una pietra d'accesso di Kongsgard. C'è il vostro nome. Che caso. Ok. Abbiamo altro da poter fare? A questo punto... La roccaforte è a nord-ovest di qui, dietro la torre di Svartalfheim. Ci sono stato. Una grande struttura di pietra, un'atmosfera spettrale. La riconoscerete. Sì, sì, come ho detto, ci sono già stato. Allora, di nuovo in azione. Si chiamano anche loro i fratelli Ultra. Mi venisse un colpo se mi aspettavo di rimettermi a fare roba con te. Ma mi piace, soprattutto per questo. Mi ero abituato a lavorare da solo ormai. Mi ero quasi scordato quanto fossero utili un paio di mani in più. Non ricordavo quanto fosse facile fondere metallo se un altro controlla la temperatura. Sarà il nostro capolavoro. Abbiamo solo bisogno di un aiutino. Ci arriviamo. Appunto. Visto che fondamentalmente Udino aspetta il nostro passo per andare alla terra dei giganti. E questo l'abbiamo capito. Sta a noi fare la prima mossa. E se sta a noi fare la prima mossa, aiuteremo i nani. Ma prima ancora, diavolo, andremo a Niflheim. Oh sì.